Biennale Arte Media, Arte e Amicizia. L'idea mi è venuta ancora nel 2007 in occasione dell'entrata di Bulgaria nell'Unione Europea e allora abbiamo fatto la prima grande festa. È sempre come un mosaico di arte, un mosaico e una vetrina che fa vedere gli artisti bulgari e gli artisti italiani in confronto amichevole, e non per caso si chiama Arte e Amicizia. Più tardi, verso la terza edizione nel 2011, l'abbiamo nominata Biennale. E sono intervenuti a sostenerci, oltre il Comune di Roma e il Comune di Sofia, ma anche i ministeri della cultura dei due paesi, il Ministero degli Esteri di Bulgaria, insomma l'ambasciata di Bulgaria che ci ospita sempre nelle serate inaugurali. E in questo caso l'ambasciatore, nuovo ambasciatore bulgaro, ex premier anche, Sua Eccellenza Marin Rajkov, ci ha ospitati con grande piacere. Un miscuglio di interpretazioni tra il pianoforte, le creazioni di maestro Cipriani, Stelvio Cipriani. Poi c'era una giovane artista italo-bulgara di 10 anni che ha suonato l'oboe e ha interpretato un pezzo di Ennio Morricone dal film Mission. Poi c'era una cantante italiana, Elena Oliva, un cantante bulgaro basso, Orlin Venkin, accompagnati al pianoforte di un grande musicista italiano che è anche direttore di orchestra e maestro, Sergio Oliva, che per tanti anni è stato il maestro sostituto del Teatro dell'Opera di Roma. Poi eravamo noi attori, Walter Toschi, che io avevo il piacere veramente di accogliere, perché lui ha abbracciato l'idea subito, poiché lui ha già lavorato molto in Bulgaria nel cinema, è molto conosciuto anche in Bulgaria, e poi io. Ecco, questo volevo dire, che è un incontro tra poesia, musica, canto e arte. Abbiamo interpretato, oltre D'Annunzio, perché c'è il suo anniversario, 150 anni, e poi anche un autore importante, scrittore bulgaro, Aleko Konstantinov. Devo dire che quest'anno gli anniversari erano importanti, a parte Cirillo e Metodio, che sono i patroni d'Europa, ma anche della cultura bulgara. Ma ci sono 1150 anni della creazione del cirillico e dell'alfabeto bulgaro. Poi appunto D'Annunzio, Giuseppe Verdi ovviamente, sono stati interpretati dei brani di opere di Verdi dai nostri cantanti. Poi c'era lo scultore italiano anche di fama mondiale, Alfio Mongelli, che nonché presidente della seconda Accademia di Belle Arti a Roma, RUFA, Rome University of Fine Art. E dalla parte bulgara c'era una bravissima artista scenografa che dipinge anche dei quadri sulla seta, quindi lei ha creato poi degli omaggi che sono stati offerti sia agli interpreti sia a una parte degli ospiti d'onore, diciamo. C'era una in rappresentanza della Seconda Università di Sofia, di Bulgaria, una professoressa emerita, Maria Popova, che ha presentato un libro sul cantante grande basso bulgaro Nikola Gyuzelev, e appunto i due giovani cantanti erano allievi suoi, insomma un miscuglio di arte e di amicizia poi. Altri anniversari che ci sono 135 anni della liberazione della Bulgaria dal dominio ottomano, e abbiamo letto uno degli autori emblematici poeti bulgari, Botev, in italiano, tutto in italiano. E poi c'era appunto la commemorazione dei 50 anni di fine pontificato e della morte di Papa Giovanni XXIII, che diciamo è soprannominato il Papa bulgaro, è molto amato anche lui, e poi anche in previsione della sua canonizzazione a fine aprile prossimo. E un altro anniversario sono i 70 anni dal salvataggio degli ebrei bulgari grazie a
l'azione di un deputato bulgaro dell'epoca è sostenuto sia dal patriarca bulgaro dell'epoca sia da Papa Roncalli e da Papa Giovanni XXIII. Per cui abbiamo toccato tutti questi anniversari che sono importanti, credo, sia per la Bulgaria sia per l'Italia, e sempre unendo le arti. Vi do appuntamento alle prossime serate della quarta Biennale Arte Media, Arte e Amicizie, che si svolgeranno tra fine gennaio e fine marzo tra Sofia e Roma, e spero che ci sarà una grande affluenza come c'era nella prima serata inaugurale all'Ambasciata di Bulgaria. Quindi vi aspetto.